In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo». Voi che noi amiamo, voi non ci vedete, non ci sentite, ci credete molto lontani, eppure siamo così vicini. Siamo messaggeri che portano la vicinanza a chi è lontano. Siamo messaggeri che portano la luce a chi è nell'oscurità. Siamo messaggeri che portano la parola a coloro che chiedono. Non siamo luce, non siamo messaggio, siamo i messaggeri. Noi non siamo niente. Voi siete il nostro tutto. Sono queste le prime parole di un bellissimo film di Wim Wenders. Così lontano, così vicino. Chi parla è un angelo, il quale, presentandosi, fa una spiegazione teologica ben fatta sull'angelologia. Peccato che, come nel film, così in tutte le iconografie recenti, gli angeli hanno fattezze umane e sembrano poco rispettare le diversità di creazione. Infatti sappiamo che Dio crea gli esseri visibili e gli esseri invisibili. Diciamo Dio creatore del mondo visibile e del mondo invisibile. Ecco, nel mondo visibile pone a capo, diciamo così, gli uomini, mentre nel mondo invisibile mette gli angeli. Ecco, invece certe volte noi confondiamo, diciamo il nonno è salito al cielo, adesso è un angelo, oppure per i bambini ancora di più, è salita al cielo e adesso diventa un angelo. Ma diventa un angelo non perché diventa un angelo, perché diventa un custode. Ecco, gli angeli sono custodi, ma gli uomini rimangono uomini. Noi uomini non siamo angeli e gli angeli non sono uomini. Ecco, nella festa oggi degli arcangeli, Raffaele, Michele e Gabriele, e cerchiamo di prendere questa consapevolezza. Esiste un mondo invisibile dove ci sono gli angeli ed esiste il mondo visibile dove ci sono gli uomini.